Buon pomeriggio amici, oggi parleremo di come è strutturato un miscelatore che può essere da lavandino, da vasca, da bidet e parleremo anche di calcare. Voglio fare questo tutorial perché praticamente a distanza di tanti anni capita che il miscelatore ha problemi di perdite da qualche parte oppure la leva, notate che da un lato è più dura dell'altro o è talmente durissima che va sostituita la cartuccia all'interno. Per prima cosa andiamo a chiudere la chiave di mandata dell'acqua. All'interno del miscelatore c'è un affarino in plastica chiamata cartuccia che serve a deviare il flusso dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Per arrivare allo smontaggio della cartuccia sarà sufficiente togliere la plastichina che voi avete muovendo la plastica protettiva con un chiavino a brugola, ovvero il chiavino esagonale, mettendola all'interno si svita il perno che viene chiamato grano, è un perno, ve lo farò vedere dopo come è composto, e la maniglia va via. La maniglia dovrebbe andare via, ma qui non va niente via perché a distanza di anni si è formato tanto calcare. Allora gli idraulici consigliano di spaccare completamente la leva o comunque nel far forza con un cacciavite si rovina la ghiera, no? Noi oggi faremo un esperimento. Io ho già provato a spruzzare del D40, ovvero lo svito, però questo ragazzi non ne vuole sapere. Ho già avuto un'esperienza passata nello smontaggio della cartuccia del miscelatore della vasca, però lì ho dovuto romperla per sostituire. Per oggi voglio forzare questo tutorial perché, conoscendo come è composta una cartuccia, la voglio smontare, disincrostare e renderla di nuovo funzionale come se fosse vergine. Siccome ci ho provato già a mettere lo svitolo all'interno e usciva dalla parte di sotto, adesso andrò a chiudere con dello scotch o con del nastro isolante questa parte qui. Andiamo a chiudere questa parte con il nastro isolante affinché, mettendo il liquido all'interno, rimanga tutto dentro in modo che il liquido faccia effetto dall'interno senza uscire da nessuna parte. Ci aiuteremo con una semplice siringa il nostro composto, che non avevo il bicarbonato di sodio e ho utilizzato il Biacal e l'aceto, quindi lo andremo a mettere all'interno affinché questa fessura si riempia. Lo andremo a riempire tante volte e dopo aver chiuso tutto completamente gli andiamo a dare il colpo di grazia inserendo anche l'ago all'interno sottile. Niente, vedete, il rosso non è sangue, ma è solo perché questa siringa era utilizzata per fare il refill delle cartucce della stampante. Andremo a iniettare il restante liquido affinché tutta la zona all'interno venga riempita con questo liquido per togliere le incrostazioni. Adesso facciamo agire e dopo un'ora vediamo se questa maledetta maniglia vorrà togliersi affinché arriviamo all'interno della cartuccia. Allora rimuoviamo il nastro isolante, vediamo se il composto di aceto e anticalcare ha fatto quello per il quale loro nascono, ovvero per togliere un po' calcare. Dovrebbe uscire anche dal lato, da sotto il liquido, è così, inizia ad uscire, vedete, il liquido esce e adesso vediamo se riusciamo, se la maniglia esce. Non per il momento non esce, vediamo, no sta uscendo, eccola. E allora con il nostro truglio particolare siamo riusciti a smontare la maniglia e questa è la fase 1. Ci siamo riusciti ragazzi, questa è un'operazione che neanche un idraulico riesce a fare, pazzesco.
una cosa importante è chiudere il tappo per evitare che qualcosa finisca all'interno. Come dicevo, questa è la maniglia smontata che va qui sopra alla cartuccia. Questo buchino è il segno dove da qui dentro c'è il perno che va a bloccarsi qui sopra. Allora, visto che abbiamo la siringa, adesso andiamo a prelevare il liquido che noi avevamo messo all'interno per poi buttarlo. Qui dentro ci deve essere la mia vite di fissaggio, perché nella prima fase di smontaggio la maniglia non è venuta via. Vediamo, è qui la vite. Vediamo, la faccio venire, la voglio prendere, però col telefono in mano. È qui, la vedete? Questa qui. Questa è la vite di fissaggio. Adesso svitiamo la ghiera di fissaggio. Mi aiuto con la carta perché è un po' scivoloso. Svitiamo ancora la ghiera. Con la carta ci si fa prima. Ecco, svitando questa ghiera in ferro, vedete come ci sono tutte le incrostazioni, e questa è la mia vite. Questa è la vite che va a bloccarsi qui, che noi la andiamo a svitare da qui dentro. Fatto questo, adesso andremo a svitare questo con l'ausilio di una chiave. In alternativa, se non avete una chiave, potete utilizzare uno schiaccianoci. Quindi ci aiutiamo con lo schiaccianoci. Ok, quindi questa è la ghiera di fissaggio in ferro, e qui sotto troviamo la nostra cartuccia. Si estrae la cartuccia. Una volta ripulita la cartuccia, rimettiamo la ghiera di fissaggio. Mettiamo la ghiera, la stringiamo, non tantissimo. Quindi andiamo a stringere con, aiutandoci sempre con lo schiaccianoci, se non abbiamo la chiave. Lo stesso numero. Rimettiamo questa copertura che si filetta. Ecco, si filetta. Stringiamo a mano, non serve andare oltre. Rimettiamo la nostra maniglia che abbiamo pulito al 90% dalle incrostazioni. Ricordo che andremo a mettere il perno di fissaggio. Vediamo come, inserendo la maniglia adesso, come è facile staccarla e non come prima. Servendoci di un chiavino esagonale, andiamo a rimettere il perno di fissaggio. Andiamo ad avvitare finché non si stringe. Ecco, abbiamo già stretto abbastanza. Togliamo, rimettiamo la copertura qui all'interno. Vediamo come praticamente il rubinetto non fa più rumore, e praticamente si fa la stessa forza sia a destra che a sinistra per aprirla. Quindi abbiamo evitato di sostituire la cartuccia. E quindi, dopo una mezz'oretta, un'oretta di lavoro abbondante, mezz'ora, funziona, non perde, e con tanta buona volontà anche questa è fatta. E abbiamo risparmiato dalle 10 alle 20-30 euro.